Gli zoo sono delle attrazioni piacevoli da visitare, amate dai bambini e apprezzate anche dai grandi che vogliono imparare qualcosa in più sugli animali. Non tutte le strutture, però, sono adatte ai più deboli di cuore. In questo video abbiamo raccolto 10 zoo terrificanti. Amazing! Woohoo! Numero 10. Elephant Kingdom. Apriamo questa classifica con un'attrazione speciale all'interno dell'Elephant Kingdom di Pattaya, in Thailandia, che permette ai visitatori di nutrire i coccodrilli. I turisti vengono imbarcati su una zattera dall'aspetto precario, armati di bastoncini e trance di carne di manzo cruda. Quando sventolano la carne infilzata sui bastoni, i coccodrilli impazziscono di gioia e si lanciano verso la zattera, spiccando dei salti altissimi per raggiungere l'ambito premio. Non sappiamo se sia più assurdo questo ammasso di legno che minaccia di cedere da un momento all'altro o la temerarietà dei visitatori che si sporgono per imboccare i coccodrilli. L'immagine di questo rettile letale che afferra la carne al volo dopo un balzo di mezzo metro ci perseguiterà nei nostri incubi peggiori. Lo zoo e la sua attrazione al cardiopalma sono diventati virali nel 2016, quando un motociclista scioccato ha visto per la prima volta i turisti nutrire i coccodrilli e ha scattato delle foto. Numero 9. Cave of Sea Lions. Questa grotta piena zeppa di leoni marini è una meraviglia geologica statunitense che si attesta al 10° posto della classifica delle cave marine più grandi del mondo. L'unica entrata per gli umani si trova dall'altra parte di un negozio di souvenir. Il labirinto di grotte si trova nell'Oceano Pacifico ed è un habitat perfetto per i leoni marini, ma anche per diverse specie di uccelli e per qualche balena visibile da un ponte panoramico. Dovete sapere che questa grotta non è uno zoo nel senso stretto del termine, ma una riserva naturale privata e un santuario per uccelli selvatici. Questo significa che i leoni marini non sono tenuti in gabbia, ma vanno e vengono quando preferiscono. I visitatori non sanno mai se riusciranno ad incontrarli, ma immaginiamo che questa casualità faccia parte della magia del luogo. In inverno la probabilità di ammirarli aumenta discretamente. Nel 1961, all'entrata delle grotte, è stato aggiunto un ascensore, rinnovato nel 2016, che ha attirato un numero ancora maggiore di turisti. Numero 8. Glasgow Zoo Park. Il Glasgow Zoo Park, in Scozia, vi ricorderà un film dell'orrore. È un parco dall'aspetto macabro che si estende per oltre 40 ettari ed è abbandonato dal 2003. Adesso è contraddistinto dalla ruggine, i graffiti e gli atti vandalici che lo rendono ogni giorno più inquietante. Lo stesso zoo non era estraneo alle controversie nei suoi ultimi anni di esistenza. Gli animalisti sostenevano che la struttura non si prendeva correttamente cura dei suoi animali, come dimostrato dal comportamento erratico di un rinoceronte che correva in circolo nel suo recinto. Poteva sembrare un atteggiamento annoiato o belligerente, ma è un chiaro indicatore di stress causato dalla cattività. Un animalista visitò lo zoo e lo descrisse come il peggiore mai visto in vita sua. Sembra addirittura che la coppia di leoni che ebbe dei cuccioli fosse composta da due esemplari nati dalla stessa cucciolata. Come se non bastasse, lo zoo era sommerso dai debiti, che ammontavano a più di 4 milioni di euro. Date le premesse, non ci stupisce che la struttura sia stata chiusa e mai più riaperta. Numero 7. The Home for Birds of Prey. Se avete paura dei pennuti, allora questo zoo non fa per voi. Esistono tanti motivi per cui si dovrebbero temere gli uccelli. Primo tra tutti il becco, per non parlare degli artigli affilati e degli occhi che sembrano non perdere mai di vista l'obiettivo. In questo zoo le sensazioni si tramutano in realtà perché all'International Center for Birds of Prey, nella contea inglese del Gloucestershire, abitano più di 60 specie di uccelli rapaci dallo sguardo attento, per un totale di 150 uccelli. In questo centro si insegnano inoltre le arti antiche della falconeria, che permettono agli umani più coraggiosi di addestrare i propri pennuti e cacciare al loro fianco. Nonostante la grande quantità di rapaci spaventosi, la riserva è impegnata in numerosi progetti di riabilitazione e rimette in sesto una media di 100 pennuti all'anno, per poi rilasciarli in natura. Il centro è stato fondato nel 1967 da Philip Glacier, un esperto nazionale di falconeria noto in tutta la Gran Bretagna. Numero 6. Polar Park. Se invece siete affascinati dagli animali più gelidi e letali, questo è lo zoo che fa per voi. Il Polar Park in Norvegia detiene il primato dello zoo più settentrionale del pianeta.
Si estende per 46 ettari e permette a ciascun animale di vagare per lo spazio aperto come meglio crede, replicando una sorta di esperienza scandinava che ricorda più una brughiera che uno zoo. In questo parco è possibile ammirare orsi, linci, alci, cervi rossi, renne, lupi, buoi muschiati e volpi artiche. Molte di queste creature sono considerate piuttosto pericolose per l'uomo, quindi non è una visita che vi raccomandiamo a cuor leggero. Come succede con i coccodrilli in Thailandia, in questo parco è possibile nutrire alcuni dei predatori locali, come lupi e volpi. La socializzazione avviene però in un'area speciale del campo dove vengono ammessi soltanto esemplari addomesticati. Potete persino prenotare una notte di ululati, durante la quale ai visitatori è concesso ululare accanto ai lupi. Vi piacerebbe provare? Numero 5. Griffith Park Zoo. Se vi piacciono i film hollywoodiani, c'è una grande possibilità che abbiate visto qualche scena girata in questo zoo della California. Le sue condizioni sono sempre state precarie e con il tempo sono solo peggiorate. Attualmente la struttura è in rovina, le gabbie sono vuote e le pareti ricoperte da graffiti. Lo zoo è frequentato soltanto dagli amanti del brivido, anche se all'apertura era stato considerato una macchina da soldi. Purtroppo gli scarsi finanziamenti e la cattiva gestione della struttura hanno portato alla chiusura, eseguita ufficialmente ormai 55 anni fa. Durante i suoi 80 anni di storia ha attraversato diverse crisi. In un incidente passato agli annali che risale alla Prima Guerra Mondiale, tutti i leoni dello zoo morirono a causa di una malattia contagiosa. Il comune vietò ai dipendenti di nutrire gli animali con carne di manzo, ma il passaggio alla carne equina causò uno sbalzo eccessivo nella dieta dei felini, che non sopportarono la modifica. Numero 4. Luján Zoo. Il Luján Zoo in Argentina è probabilmente l'unico parco sul pianeta che permette ai visitatori di accarezzare gli animali selvatici senza supervisione. Questo zoo si trova alle porte di Buenos Aires e potrebbe essere facilmente scambiato per una struttura come tante altre. È in funzione fin dal 1994 e da allora non sono stati mai riportati incidenti ai visitatori causati dagli animali. Molte persone sostengono che le creature vengano sedate per impedire gesti bruschi nei confronti degli umani, ma lo zoo ha negato tutte le accuse, rispondendo che gli animali sono semplicemente ben nutriti e di conseguenza disinteressati ai visitatori. Oggi la struttura ospita più di 60 tigri, anche se all'apertura il numero dei felini era piuttosto basso. Molti visitatori confermano la versione dello zoo e descrivono gli animali come estremamente socievoli, soprattutto grazie alla compagnia di cani speciali che li accompagnano fin dalla tenera età. Voi avreste il coraggio di accarezzare una tigre come se fosse un gatto siamese o vi stanno già tremando le gambe dalla paura? Numero 3. Adelaide Zoo. Al terzo posto vi proponiamo uno zoo che non è considerato pericoloso a causa degli animali al suo interno, ma perché una leggenda sostiene che sia infestato dai fantasmi, a causa di un incidente misterioso. Lo zoo di Adelaide, in Australia, offre un tour oltre l'orario di chiusura del parco, che mostra ai visitatori la sezione apparentemente infestata della struttura. All'inizio viene raccontata una storia di violenze accadute nello zoo, accompagnata da effetti grafici estremamente realistici. Gli eventi passati sono reali e si sono verificati tra il 1883 e il 2017, quindi fino a pochissimi anni fa. Sembra che gli incidenti terrificanti che si sono susseguiti nello zoo siano cominciati nel 1902, quando un inserviente ha avuto un incontro ravvicinato con un orso non particolarmente amichevole. Da quel momento in poi, nella struttura, si sono ripetute diverse morti macabre, che hanno catturato l'attenzione degli investigatori del paranormale, particolarmente interessati alla casa stregata nella sezione infestata che risale al 1800. Numero 2. Cage of Death. Alcuni nomi sono semplicemente perfetti per gli elementi a cui si riferiscono. La Cage of Death, letteralmente gabbia della morte, si trova nella città australiana di Darwin. L'attrazione consiste in un incontro faccia a faccia di 15 minuti con un coccodrillo d'acqua salata lungo 5 metri. I visitatori che hanno condiviso le loro esperienze hanno dichiarato che quei 15 minuti sembrano più 15 ore, e non esitiamo a crederci. Il coccodrillo è una sorta di dinosauro dei nostri giorni, con un morso forte quanto 3 tonnellate di peso. Durante l'incontro animale viene nutrito dagli inservienti, quindi i visitatori possono ascoltare chiaramente il rumore delle sue mandibole in funzione. Questa esperienza, che costa $195 a persona, permette ai coraggiosi di nuotare nelle stesse acque del coccodrillo, separati soltanto da una parete di vetro.
Nulla vieta al coccodrillo di schiantarsi contro la parete ed attaccare. Quindi sconsigliamo vivamente la gabbia della morte a chiunque non sia disposto a morire. Numero 1. Reverse zoo. Il termine reverse significa letteralmente al contrario. Lo zoo cinese di Lehe-Ledu, nella città di Chongqing, è considerato un'attrazione al contrario perché promette un'esperienza che trasforma il visitatore in animale e viceversa. Gli umani sono intrappolati in una gabbia, mentre le creature selvatiche sono libere di muoversi e giocherellare con le sbarre sottili che le separano dai visitatori. La gabbia si trova a bordo di un furgone che attraversa lentamente il territorio riservato ai felini. In queste immagini potete vedere dei turisti mentre partecipano a questa esperienza terrificante, sormontati da un leone che mostra i denti e circondati da altrettanti felini affamati. Probabilmente gli animali si divertono un mondo a terrorizzare gli umani, proprio come quest'orso che si avvicina alle persone a bordo di uno scuolabus. Non sappiamo dire se l'orso fosse più interessato agli uomini o alle loro provviste, ma una cosa è certa, non è un'attrazione adatta a tutti e sicuramente non a noi. A voi invece piacerebbe visitare uno di questi zoo? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.